Cari amici di Finanza Online, benvenuti a questo appuntamento speciale con IT Cup. Si è infatti appena conclusa l'edizione 2015 di quella che è probabilmente la maggior competizione fra i trader che esiste in Italia. Quest'oggi abbiamo con noi il piacere di avere Ascanio Strinati, organizzatore storico di IT Cup, che annuncerà a tutti noi di Finanza Online come è andata e come si è chiusa questa edizione e dunque i vincitori che vedremo in competizione anche al Top of the Top che si terrà il prossimo 21 e 22 maggio a Rimini. Benvenuto Ascanio. Ciao, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti i tuoi spettatori e a tutti coloro che ci seguono. Allora, hai diverse novità da dirci, innanzitutto sì, ovviamente le classifiche. Ci sono... Come dire, anche quest'anno siamo arrivati alla fine, anche la 17ª edizione l'abbiamo portata in porto e siamo molto contenti. L'anno scorso avevamo una competizione molto, molto combattuta sul filo di lana con tre finalisti, diciamo così, con tre che competevano per il primo posto e che si sono scontrati a suon di centinaia e centinaia di punti percentuali, di punti di performance. Quest'anno invece abbiamo un grande unico vincitore assoluto che è Fernando Di Fazio, che ha vinto con il 517%. Scusa, quanto? 517,65%. Mamma mia! Non solo ha battuto il suo record, perché Fernando è un vecchio campione, cioè è arrivato secondo sia l'anno scorso e sia l'anno precedente. Già. E mi ha confidato infatti che ci teneva particolarmente ad arrivare primo, perché ha detto di arrivare secondo sono abbastanza stanco, quindi mi sembrava anche ragionevole. Beh, oltre il 500% ha davvero dell'incredibile. Quanto è durata la competizione? Ricordiamo chi magari non conoscesse IT Cup, da quando a quando si è svolta? La competizione si apre l'ultima settimana di febbraio e si è conclusa la settimana scorsa, il 6 di maggio. Teniamo presente che comunque tra una cosa e l'altra sono 2 mesi di competizione, essendoci anche Pasqua e mezzo, qualche pausa e via discorrendo. Quindi 500% in 2 mesi è un risultato assolutamente rimarchevole. Però mi fa piacere sottolineare anche altri risultati che, sebbene non arrivati sul podio, sono comunque risultati oggettivamente interessanti. Ad esempio, Andreas Langhoff, che con 9.000 euro di capitale iniziale, quindi non proprio con un capitale minimo, con quantità non particolarmente esigue di soldi, ha fatto il 35,86% con 9.000 euro. Cominciamo a parlare di rendimenti che impattano sulle tasche. Ovviamente anche il 500% impatta sulle tasche, come impatta sulle tasche il 98% di Marco Tosoni, che è arrivato secondo. Comunque, Marco Tosoni, che ti svelo una cosa, è arrivato secondo e mi ha confidato che... Purtroppo ha molti impegni, evidentemente Marco, essendo che è tra i trader più rinomati in Italia. Ecco, mi ha confidato di aver partecipato a poche giornate di competizione, addirittura mi diceva sui 15 giorni di trading ha fatto e comunque è riuscito a piazzarsi nei primi posti della classifica, questo a riprova di quanto sia bravo. Marco non solo è molto bravo, e ci tengo molto a sottolinearlo, perché Marco ha vinto un campionato, se non ricordo male, nel 2000, scusami, nel 2012 o nel 2013. 2013 a memoria. 2013 infatti, quindi tutti quelli che li considero, forse arrogantemente, ma per noi vecchietti è normale che sia così, li considero un po' i miei ragazzi, quindi mi fa molto molto piacere tutte le volte che vedo qualcuno dei miei campioni, ma i miei ovviamente prendetelo con le molle, che fanno veramente tanta strada. Marco tra l'altro ha vinto la classifica Forex, perché lui, come forse alcuni spettatori sanno, è un trader anche sul Forex, quindi consideriamo che la classifica Forex è una classifica enucleata dalla classifica principale, quindi sono le operazioni fatte, magari ne ha fatte altre, però quelle del Forex ha avuto un altro rendimento, perché sono solo operazioni Forex. Inoltre abbiamo altre due classifiche, la terza, la classifica opzioni, anch'essa enucleata dalla classifica principale, in cui Paolo Belcari ha realizzato sulle opzioni, quindi con uno strumento molto tecnico, il 24,78%, che è veramente molto molto poco banale. Infine abbiamo la classifica dei trading system,
La classifica di Training System, a differenza delle classifiche precedenti, è una classifica fatta solo da formule. Infatti non c'è una persona che compete, ma c'è un Training System che compete su una particolare curva. La cosa che è interessante notare è che i Training System in gara erano 15 e di questi Training System 9 hanno fatto un risultato positivo. Se andiamo a verificare invece la classifica generale, dove alla fine della competizione sono arrivati in 55, ma che abbiano partecipato complessivamente, iscritti sono stati un'80, che abbiano realmente partecipato un po' più di 70, di questi solo i primi meno di 20 hanno conseguito un risultato positivo. Quindi possiamo dire che il trading discrezionale e rispetto al trading il trading automatico rispetto al trading discrezionale ha avuto mediamente un rendimento più alto. Intendiamoci, stiamo parlando di numeri non statisticamente rilevanti, però questa è un'indicazione che noi abbiamo tratto diverse volte nell'ambito delle nostre analisi in questi 17 anni e nella nostra esperienza parlando di trading system. Ed è questo il motivo per cui abbiamo deciso di inserire appunto una classifica specifica per il trading system, perché è un settore che ci interessa molto battere. Ascanio, comunque, ad onore del vero, tu hai detto che una ventina sono stati i trader discrezionali che hanno chiuso con un risultato positivo. Sì. Tuttavia, se si va a vedere in percentuale sul nucleo, sul gruppo di trader che erano in competizione, ecco, sono statistiche assolutamente superiori alla media. Ricordiamo che a seconda degli studi, tuttavia, si indica fra il 5 e il 10% i trader che sono profittevoli sul mercato. Sono assolutamente d'accordo con te. Le statistiche parlano di un 90% di mortalità, le più ottimistiche dell'85%, però storicamente nel campionato la mortalità è sensibilmente più bassa. Naturalmente parliamo di più aggressivi, tecnica, va da sé. La mortalità tecnica, la mortalità operativa è sensibilmente più bassa, stiamo intorno al 70-75%. Questo però non deve, come posso dire, meravigliarci. Partecipare a un campionato si presuppone che vi partecipino persone che comunque si impegnano, e questo è un dato importantissimo, e poi soprattutto sono persone che, come posso dire, sono un minimo più skillate, cioè non è tutto il pubblico, ma è un qualcuno che si sente in vena di partecipare, magari solo per mettersi alla prova senza particolari velleità di vincere. Scusate, ma devo attaccare il computer. Sì, nel frattempo stavo proprio guardando la classifica, diciamo, menzionavi il caso di Lagfort, che è partito da 9.000 euro e ha chiuso a 12.227 euro. Stiamo ora vedendo la classifica del campionato, che è presente sul sito di ITCAP, itcap.it. Tuttavia anche i 2.000 euro iniziali di Di Fazio, grazie a questo 517%, sono trasformati in una bellezza di 12.352,90 euro. Di fatto ha superato addirittura quello di Langhoff come risultato come assoluto. Addirittura, se vuoi spingere oltre questa tua analisi, che è comunque interessante, puoi prendere il caso di Giovanni Terzi, che è quindicesimo. Ha partecipato con Bing. Ricordiamo che i due broker sponsor dell'iniziativa erano DirectaSim e Big Bank. Giovanni Terzi ha partecipato con un capitale iniziale di 40.000 euro, quindi veramente un capitale rimarchevole, e ha realizzato il 2,64%. Ora, il suo finale è 41.000 euro. Se andiamo a vedere, 1.000 euro in due mesi non è proprio un rendimento che ti permette di portare a casa il pane in famiglia, come si suol dire. Però oggettivamente il 2,64% su due mesi, volendo fare un conto molto spannometrico e molto rozzo, molto grossolano, diventerebbe un 13-14% su base annua. Alzi la mano chi rifiuterebbe un rendimento del genere sui propri risparmi. E qui 40.000 euro possiamo cominciare a parlare di un portafoglio da risparmiatore, cioè un portafoglio reale di un risparmiatore, non di un trader che partecipa con una competizione molto forte. Però sicuramente Di Fazio, voglio dire, quando fai il 500%, ma lo stesso Marco, lo stesso Belcari, che hanno realizzato 2.000 euro, 4.000 euro di guadagno, 3.500 euro di guadagno,
sono cifre assolutamente rilevanti. Anche un amico di Finanza Online come Arduino Schenata si è messo in mostra, vediamo che è arrivato nella classifica generale al quarto posto, in questo caso la performance è stata il 39,65%. Anche Arduino è un trader molto molto stimato che a sua volta mi ha confessato che si è iscritto molto a competizione già è iniziata, dunque è partito diciamo penalizzato, nonostante questo grazie alla sua bravura è riuscito a balzare in davvero poco tempo fino al quarto posto. Allora a questo punto la prendo questa sicuramente bonariamente come una critica all'organizzazione, nel senso che se persone si sono iscritte troppo tardi i casi sono due: o loro ci hanno dormito in cima o la comunicazione non è stata sufficientemente efficace da avvisarli. Ti do un'altra chiave di lettura: conoscendoli sono davvero persone molto molto impegnate, quindi fra appuntamenti formativi, fra attività di trader quotidiano, spostamenti vari da nord a sud Italia, da città a città, talvolta anche all'estero, ecco che diciamo che non sempre riescono a dedicarsi, tuttavia dimostrano che quando si mettono in gioco poi si impegnano in modo notevole, direi. Assolutamente sì, però ognuno deve fare il suo mestiere a questo mondo, il nostro mestiere è valorizzare i trader, quindi quello che i trader fanno lo decideranno loro. Noi dovremo migliorare la nostra comunicazione, l'anno prossimo faremo meglio, cercheremo di avvisarli molto più per tempo all'inizio del campionato, cercheremo di essere un tantinello più assillanti su questo, così magari avremo modo di vedere competizioni ancora più, come dire, più agguerrite, ecco, che fa sempre piacere. Ascanio, una cosa che stavi iniziando a menzionare era quello che quest'anno, oltre a Directa Sim, che è lo storico, la Sim che storicamente collabora all'organizzazione di TCAP, ecco, quest'anno oltre a Directa si è affacciato anche Bink in qualità di operatore, di broker con cui si poteva partecipare al campionato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Directa è il broker che ha sponsorizzato ogni anno il campionato fin da quando questo è nato, quindi dal lontano 1999. Quest'anno si è aggiunto come sponsor tecnico Bink Bank, come broker Bink Bank. Non a caso abbiamo inserito la classifica opzioni, sia perché Bink Bank aveva a sua disposizione una piattaforma che faceva opzioni abbastanza rinomato, è uno dei cavalli di battaglia del broker. Anche l'impatto commissionale. Anche il fatto di quadro commissionale, ma è anche vero che anche Directa per suo conto aveva inserito quest'anno le opzioni, quindi ci è venuto abbastanza facile inserire questa nuova categoria. Io sono molto affezionato alle opzioni perché è uno strumento difficile da gestire, perché è uno strumento molto tecnico che merita molta attenzione, ma è uno strumento molto versatile che permette grande versatilità quando si approcciano i mercati. È uno strumento che a me interessa molto. Confesso di non essere un grande opzionista, anzi, però è uno strumento che ritengo assolutamente interessante, è uno strumento soprattutto da valorizzare in competizioni come questa, esattamente come trading system. Cioè, alla fine, se il nostro mestiere è valorizzare i trader, le tecniche, cioè cercare di dare un nostro contributo, nel nostro piccolo naturalmente, alla crescita del settore, valorizzare le opzioni come valorizzare i trading system ritengo che sia un passo, non so se importante, però di sicuro doveroso in questa direzione. Ecco. Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, anch'io condivido il pensiero che le opzioni siano un ottimo strumento, richiede tuttavia un grado di conoscenza, ecco, molto approfondita, non è uno strumento dedicato a un trader alle prime armi o un investitore non esperto. Bisogna avere delle conoscenze molto approfondite sia per quanto riguarda il funzionamento dei mercati sia proprio dello strumento in sé. Tuttavia chi ha queste conoscenze, queste capacità, diciamo che probabilmente riesce ad ottenere dei rendimenti anche superiori a quelli ottenibili sul Forex piuttosto che sul mercato azionario, avendo addirittura dei profili di rischio minore. Questo per quelli che sono molto bravi a costruire tutte le strutture con le opzioni, evidentemente. Guarda, questo è un ragionamento che assolutamente si applica a tutto il trading, perché poi alla fine la verità è che è un lavoro, se lo si approccia come un lavoro si hanno rendimenti da lavoro, se si approccia come un gioco si hanno costi come i giochi. Sulle opzioni sono assolutamente d'accordo con te. Comunque noi adesso ci riserviamo nei prossimi giorni, da qui alla finalissima di Rimini e comunque anche dopo, di andare a conoscere uno per uno
li conosco, io personalmente ne conosco già molti, però presentarli con maggior dettaglio al grande pubblico, sia i protagonisti di questa 17ª edizione, sia le loro tecniche attraverso la pubblicazione delle operazioni con cui hanno fatto così bene. Quindi mi riservo, mi impegno anche sui blog che abbiamo gentilmente messi a disposizione da Finanza Online. Ricordiamo il dominio, peraltro itcap.finanzaonline.com, per chi volesse andare a leggere proprio il blog ufficiale della competizione. Scusa se ti ho interrotto a scagno. Assolutamente, no, è una giusta precisazione. Andremo a intervistare queste persone, come anche il vincitore della classifica Trading System, con cui non ho ancora avuto modo purtroppo di confrontarmi per sentire se vuole tenere un profilo di privacy molto basso o molto alto, oppure vuole apparire. Penso che voglia apparire, però non ho avuto una conferma certa in questo senso, quindi purtroppo non posso presentarvelo in questa sede. Devo rimandare quanti vorranno alla lettura del blog oppure a Rimini eventualmente per conoscere la persona. Ecco. Ascolta Scagno, ITCAP, ok, è la più importante competizione per i trader presente in Italia e, oltre a garantire la vittoria della competizione, porta di fatto a una selezione dei partecipanti a uno degli eventi che quest'anno probabilmente sarà di maggior successo durante la fiera di Rimini, che è il Top of the Top, organizzato anche in questo caso da Directa Sim. Ecco, ci potresti dire, alla luce dei risultati ottenuti, quali sono, quanti sono e quali sono i partecipanti al prossimo Top of the Top che sono stati selezionati tramite appunto la competizione dell'ITCAP? Presumibilmente Fernando Di Fazio sarà ancora presente sul ring, ricordiamo quest'anno a condurre, oltre a Davide Biocchi, al sottoscritto, anche un simpaticissimo Giacomo Valenti. Ecco, dunque, al di là di Fernando Di Fazio, chi è che parteciperà dunque in rappresentanza? Allora, questo purtroppo non te lo so ancora dire, perché devo consultare uno ad uno tutti quanti i partecipanti e sentire quanti di loro vogliono, perché poi andremo ovviamente a scalare. Direi che, conoscendoli, sia Fernando che Marco non dovrebbero mancare. Marco di sicuro non manca, ma credo che non parteciperà perché è già di diritto tra i big, avendo vinto già l'ITCAP negli anni passati, avendo già vinto il Top of the Top. Non lo so, perché potrebbe essere cooptato attraverso il campionato, così facendogli fare le due giornate. Non te lo so onestamente dire. Stanno definendo il regolamento da Directa in questi ultimi giorni, ci sono le ultime cose, siamo un po' concitati, come spesso avviene, quindi devo un attimino confrontarmi sia con loro, perché c'è anche un problema, no, di logistica, di inviti, eccetera, eccetera, come è logico, e quindi dobbiamo verificare alcune di queste situazioni. Di sicuro i vincitori saranno invitati a presentarsi al pubblico in quella sede, che credo sia la sede più indicata, più utile, insomma. Ottima anche questa indicazione. Ricordiamo, in gara ci sarà anche un altro amico di Finanza Online, quale Antonello Rendina, proprio fra i big del trader che si sfideranno nel 22 maggio, dunque nella seduta del venerdì. Come andrà il Top of the Top? Vi sarà una prima giornata di selezione fra coloro che hanno vinto l'ITCAP e alcuni studenti che hanno vinto e si sono messi in mostra durante le università del trading organizzate da Directa Sim. I vincitori della prima giornata andranno a sfidare alcuni fra i più importanti trader della scena italiana ed internazionale, che appunto sono i big in gara, ecco, fino ad arrivare ovviamente alla definizione del vincitore dell'edizione 2015 del Top of the Top, giusto? Giusto. Promosso dunque? Sei promosso, Riccardo, sei promosso, assolutamente. Ma conducendo tu il Top of the Top da qualche annetto, ormai non dovrebbe essere neanche una grossa prova per te questo. Ma sai che poi mi fate gli scherzi perché mi cambiate il regolamento, io arrivo lì e dico quest'anno non capisco più, aspettate. L'anno scorso mi è capitato di dire ok, funziona così, e mi fanno: guarda che quest'anno è cambiato il regolamento, io non l'avevo letto tutto e mi mancava quella piccola parte. Faccio chiedo venia, quest'anno arriverò iper preparato, per l'appunto, anche perché non voglio fare figuracce in diretta streaming. D'accordo. Ascolta Ascagno,
Si è appena chiusa, appunto, abbiamo detto lo scorso 6 di maggio, l'edizione 2015 di Elite Cup. Penso che però, conoscendoti, stai già pensando alla prossima edizione, dunque sai sto che... Sto pensando un mese alla prossima edizione. Già. Sì, bisogna pensare un pochettino in anticipo, perché prima devono venire le idee, poi bisogna consultarsi se queste idee sono fattibili, e poi bisogna cominciare a implementarle. Sembra facile, ma non è proprio immediato organizzare un campionato. Ecco, in questo senso, ci puoi anticipare se hai già pensato a qualche possibile novità, evoluzione, oppure se le indicazioni che si sono giunte dai trader in gara hanno trovato dunque i partecipanti felici del modello consolidato, ecco. Ma il modello è consolidato di discreto successo, quindi, come si dice, squadra che vince non si cambia. Io non sono completamente d'accordo con questa visione. Secondo me bisogna sempre essere pronti a rilevare quelle che sono le variazioni sia del mercato e sia a valorizzare quello che può servire al settore del trading online. Sto meditando e mi sto confrontando per inserire una nuova categoria, una nuova categorizzazione, una nuova sottoclassifica. Conto di fare questo, e poi c'è un altro aspetto, è un progetto un po' più ambizioso che riguarda la formazione e la preparazione al campionato, in cui mi solletica l'idea di fare una sorta di scuola di formazione per chi voglia aderire al campionato, per quanti ne avranno voglia evidentemente, per preparare magari quelle persone che non si sentono in grado di vincerlo, ma può essere per loro utile partecipare, perché, come mi dicono spesso chi vince il campionato lo si fa anche per mettersi alla prova rispetto agli altri. Come funziona il ragionamento? Io faccio trading, guadagno, perdo, ma sono bravo io o è il mercato che mi ha dato ragione? Quindi comprare quando tutto il mercato sale, tu compri, hai guadagnato. Ma sei bravo o hai solo seguito il mercato? Ecco, in questo senso, guarda, una domanda che è molto interessante, secondo il mio punto di vista, è: hai notato un cambio di atteggiamento, di preferenze legate al trading, di strategie tra quest'anno, che è un anno particolare considerando il quantitative easing, il crollo che si è registrato dal secondo semestre 2014 dell'euro rispetto al dollaro, il petrolio anche che è sceso, ecco. Hanno cambiato atteggiamento, strategie, modalità operative i trader in gara quest'anno, o bene o male il metodo che hanno portato avanti è sempre stato quello tradizionale? Il metodo è abbastanza similare, perché il metodo in sé, quando ti fa guadagnare dei soldi, intendiamoci, metodo è come tu approcci i mercati e con che metodologia, ma non solo metodologia tecnica, anche psicologica, tu approcci ai mercati. Quindi questa è una cosa che difficilmente cambia se ti ha garantito un certo successo. Non solo è umano, ma è anche saggio che sia così, perché se hai così testato una tecnica e questa funziona, è giusto che tu prosegua in questa metodologia. Poi tenersi aperti a variazioni è doveroso. Ciò detto, il mercato è cambiato, sì. Negli ultimi anni sul Forex, secondo me, si è un po' spento l'entusiasmo dei neofiti, e si comincia a vedere una certa scrematura di persone che lavorano con un po' più di metodo. Paradossalmente i grandi risultati a volte sono, come posso dire, sono contraddittori. Mi spiego meglio: se Fernando Di Fazio ti fa il 500% un anno, non significa molto, potrebbe semplicemente essere il dato di uno che ci ha provato e gli è andata bene. Non so se mi spiego. Sì, ha fatto. Ora, dici, potrebbe essere un caso fortuito di chi ha fatto all-in, esatto, tre volte, ha vinto, esatto, tre volte su tre, e quindi. Cioè, se l'è giocata tutto in una direzione, gli è andata bene. Ora, ovviamente, non c'è bisogno di sottolinearlo, ma lo sottolineiamo lo stesso per correttezza: non è il caso di Fernando, che sono tre anni che è sempre secondo a tutti i top di Rimini, quando partecipa fa molto bene, quindi non è sicuramente il suo caso. Però questo per dire che la performance, quando è stellare, comincia a essere sospetta. Non sospetta per imbrogli, perché quelli, vabbè, ci possono sempre essere, però proprio come metodologia. Viceversa, una performance continua, stabile, magari non eccelsa, cioè, la continuità della performance è una cosa che di solito denota il professionista. Quindi il professionista tendenzialmente non cerca la performance eccezionale, cerca la performance continua, volta a minimizzare il rischio. Questa è la verità. Il trading, prima di tutto, devi non prenderle, poi devi guadagnare.
e questa è la regola d'aurea che mi insegnarono 20 anni fa e ogni volta torna sempre buona. Prima e con annesso anche questo piccolo addetto, ricordati che il mercato non scappa, quindi è per quello di non prenderle, perché preservi il capitale per altre opportunità di trading magari più profittevole o più chiare, ecco. No, finché tu sopravvivi sul mercato c'è caso che riesci a guadagnare, quando muori hai smesso di guadagnare, se per definizione, quindi non è, quindi i facili guadagni sono sempre particolarmente perigliosi e speciosi anche, quindi no, di solito c'è questa cosa, quindi una certa, se da una parte ci sono facce nuove sul mercato, in campionato cominciamo a vedere delle metodologie abbastanza stabilizzate, ma mi farà piacere parlarne con coloro che si sono ben qualificati in questa manifestazione, così ne parleremo direttamente loro. Cioè, ci vediamo sul blog per discutere di queste cose qui. Dunque, ci vediamo sul blog per discutere di queste cose. Ricordiamo i vincitori di questa edizione 2015, il vincitore in assoluto Fernando Di Fazio con oltre il 517% di ritorno sui suoi 2000 euro di capitale inizialmente messi in gioco. Secondo posto un altro big quale Marco Tosoni, performance in questo caso prossima al 100%. Al terzo posto Paolo Beccari che con i suoi 4.900 euro inizialmente investiti nei 2 mesi di competizione è arrivato ad ottenere alla fine un capitale di 7.180,82 euro per un ritorno del 46,55%. Dunque, questo è il podio dell'edizione 2015 dell'IT Cup. Che dirti, Ascanio? In bocca al lupo, ci vediamo grazie. A Rimini e complimenti ancora per il tuo ottimo campionato. Grazie a te, grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Un saluto anche a tutti gli amici di Finanza Online.